Ciao a tutti amiche ed amici, bentornate qui su Speedy News con l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Reddito di cittadinanza o lavoro di cittadinanza? Ci sono delle nuove proposte all'orizzonte per cercare di continuare ad erogare il sussidio, perlomeno da parte di chi si batte affinché questo possa accadere. Seguitemi fino alla fine, mi raccomando, ma prima iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, con campanellina per le notifiche, un bel like e ora addentriamoci nei contenuti del video. In questi giorni il dibattito continua e quindi il Premier Meloni interviene anche attraverso i social nel ribadire quelle che sono le motivazioni delle decisioni prese appunto dal governo nel voler eliminare, se non altro per i soggetti cosiddetti occupabili, il reddito di cittadinanza. Ma intanto, comunque, dall'altra parte c'è chi continua a protestare, soprattutto nella regione Campania, ma anche in Sicilia, portando appunto, molti, esponenti, della regione, dei comuni, a cercare di arginare la cosa e valutare, possibili, soluzioni. E c'è chi lancia appunto delle proposte, proposte che sembrano essere anche sensate, avere una logica, un fondamento finanche economico. Quindi che il reddito di cittadinanza non abbia funzionato a dovere nella parte legata all'inserimento lavorativo dei percettori o che vi sia stata una percentuale di persone che hanno approfittato dell'assegno per vivacchiare, questo è fuor di dubbio. Ma nulla assicura, innanzitutto, che i corsi di formazione ora programmati nel quadro della nuova misura riescano dove hanno fallito i cosiddetti navigators e gli stessi centri per l'impiego. Il fatto che adesso improvvisamente il settore privato possa assorbire per magia tutta la manodopera attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, scusatemi, è una pura illusione. Come è possibile? All'improvviso, ripeto, come per magia. E per di più si propone poi come possibilità occupazionale il solo ambito dei servizi, magari quelli stagionali, quindi precari per definizione. E allora cosa andrebbe fatto? Quello che alcuni hanno chiamato ragionevolmente lavoro di cittadinanza. O meglio, non si toglie il sussidio, alle persone cosiddette occupabili, ma le si forma direttamente e le si impiega direttamente attraverso la macchina pubblica, per poi far sì che, gradualmente nel tempo, parte di queste persone che acquisiscono una professionalità possano essere poi assorbite dal mercato privato. E in Italia non è cosa assurda pensare questo, stando appunto alle riflessioni di chi propone il cosiddetto lavoro di cittadinanza, ossia manodopera impiegata in ambito pubblico in cambio del sussidio e quindi di una somma di denaro. In Italia abbiamo reti stradali colabrodo e infrastrutture spesso vetuste per gli standard moderni e pericolose anche per la pubblica sicurezza. L'Italia è il paese nel quale sono crollati ponti e sono morte per queste delle persone. Tra l'altro soffriamo di un grave dissesto idrogeologico, figlio in parte della conformazione naturale del nostro paese, ma in gran parte anche dell'abusivismo edilizio e della trascuratezza. Soltanto in questo settore, quello della messa in sicurezza del territorio e della viabilità, vi sarebbero enormi possibilità di inserimento lavorativo per operai adeguatamente formati. E anche in altri ambiti, se si pensa anche al enorme patrimonio storico-artistico che noi abbiamo, e in Italia in molti casi ci sono siti archeologici che versano in stato di abbandono, non sono valorizzati come si dovrebbe. E quindi, volendo, c'è
tanto su cui poter avviare al lavoro queste persone che appunto si vedono improvvisamente togliere il sussidio che hanno preso fino ad oggi. Quindi il succo della questione qual è per chi parla di lavoro di cittadinanza? È quello di dire, anziché andare a togliere un sussidio che il più delle volte fino ad oggi è stato preso senza una alternativa lavorativa e senza andare a reintrodurre o introdurre queste persone nel mondo del lavoro, introduciamole laddove possiamo, formandole attraverso la macchina pubblica, anziché pensare che improvvisamente il settore privato, come per magia, li possa impiegare tutti. Insomma, sembra essere e è di fatto un'idea alla base molto semplice e quindi molto probabilmente anche di non difficilissima attuazione. E quindi un governo, a prescindere dal suo colore, che volesse appunto iniziare a risolvere il problema della povertà di alcune fasce sociali senza togliere tout court, il sussidio, forse dovrebbe investire per formare direttamente e poi direttamente impiegare il personale in tutti quei settori pubblici dove vi sia la necessità. E sicuramente lo sforzo sarebbe ampiamente ripagato dai benefici connessi al fatto di poi mettere direttamente nelle tasche delle persone del denaro che poi torna comunque in circolazione nell'economia e comunque smuove sicuramente delle situazioni che invece possono altrimenti sfogare su un problema sociale che va nuovamente a ricadere e a pesare sullo Stato e quindi sul paese. Quindi, che cosa dire? Queste riflessioni che ho condiviso con voi e che riguardano appunto diversi movimenti che stanno cercando appunto in qualche modo di contrastare questa decadenza di sussidi come il reddito di cittadinanza o similari, potrebbe essere un qualcosa che potrebbe rappresentare una valida alternativa, ma al contempo sembra che al momento il governo e il premier ribadiscano con forza quella che è l'intenzione di proseguire sulla strada intrapresa e che non è stata una decisione improvvisa, ma una decisione programmata per tempo e che non lascerà le persone in balia di loro stesse. Quindi lo vedremo, cercheremo di capire appunto quali saranno gli scenari futuri. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, lasciatemi un bel like, ricordatevi sempre la campanellina, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi aspetto qui con il prossimo video, arrivederci a tutti da Barbara.